Ma direi che questa giornata intanto è stata sicuramente molto preziosa, penso, per i ragazzi, perché chi più chi meno li ho visti comunque tutti coinvolti in una maniera costruttiva e diversa. Penso che possa essere prezioso anche per loro, come per tutti i ragazzi della loro età, sperimentare un po' di osservazione di ciò che hanno dentro, che non sono molto abituati a fare e che ha senso che facciano assolutamente. La parola che ho scelto è futuro, perché credo che questo posto, questo luogo, già il fatto di riqualificarlo dà una grande impronta verso la visione del mondo che verrà. La parola che ho scelto è introspezione, perché penso che ascoltare qualcuno che ci mostra effettivamente come siamo ci spinga anche a ragionare su come ci sentiamo davvero. Potente, perché di solito siamo abituati a percepire parole soltanto come parole, invece oggi abbiamo capito che dietro le parole possono esserci un milione di significati. Allora, come parola ho scelto diverso, perché oggi stiamo facendo delle attività e dei ragionamenti che non siamo soliti fare. La parola che ho scelto è come va, perché appunto è stata la cosa fondamentale di cui abbiamo parlato oggi. E è una parola che ha un significato molto profondo, che molto spesso sottovalutiamo e a cui non diamo importanza quando qualcuno ci dice che sta bene, ma in realtà si vede che non sta bene. La parola è amore, inteso come assenza di morte, e mi ha colpito perché ha un significato molto più profondo alla quale non avevo mai pensato. Io ho scelto la parola profondità perché questo percorso mi ha fatto capire che molto spesso non andiamo in profondità con certi concetti e con le persone che abbiamo di fronte. In realtà ho scelto parola perché, vabbè, abbiamo parlato appunto del senso delle parole, di come vengono utilizzate, ed è la prima volta che ho proprio riflettuto su come le utilizzo con gli altri, come può essere d'impatto verso qualcuno, il modo in cui anche le metto assieme. Intimità, perché ci hanno aiutato, diciamo, a entrare dentro noi stessi e vedere un altro aspetto di noi stessi, appunto. Scotch, perché siamo abituati a usare il nome Scotch per riferirci al prodotto, che è il nastro adesivo, quando in realtà lo Scotch è la marca. Allora, anonimità, perché abbiamo toccato molti ambiti, ma questo in particolare mi tocca nello specifico, perché parlando anche poi magari dei campi di concentramento o cose del genere, si capisce che anche il passato può essere parte del nostro futuro e del nostro presente. Mi è rimasta impressa la parola amore, perché deriva da amors, cioè evitazione della morte. Io ho scelto poesia perché la lezione che ci è stata fatta oggi mi è sembrata piena di cultura e poetica, è stata molto travolgente. Travolgente perché mi ha spinto a pensare in maniera diversa dal solito. Io ho scelto la frase come va perché spesso la cosa che rispondiamo di più è bene, però tendiamo a nasconderci dietro a questa parola, che spesso non mostriamo tutto un mondo di sentimenti che abbiamo dentro, che spesso non riusciamo ad esprimere così facilmente. Parlare di effetti di ritorno in un certo senso in un movimento di dialettica e su un impianto di triade che può essere quello hegeliano è difficile, perché io posso solo fare la tesi o forse oggi l'antitesi. La sintesi è qualcosa che si produce, come abbiamo appena detto, tutti insieme. E quindi la risposta la posso dare su di me, sulle emozioni che provo io, e sono forti e non sono un caso qui, anche perché lo spazio della mente, che questo luogo rappresenta di tutte le sue declinazioni, quando si dispiega bene è un bellissimo specchio. Quindi oggi vi ringrazio per avermi permesso di specchiarmi e ho avuto un'immagine nitida e riflessa restituita. Ovvero, credo che i ragazzi che abbiamo avuto oggi abbiano fatto un percorso grazie a Mind, grazie a Valori Italia, che li ha portati intanto a essere interessati, disposti all'insegno che abbiamo citato prima di partecipare a questa nostra mattina iniziativa insieme. E questo movimento di forza, che anche Salvatore ha chiamato di potenza, è un movimento che risponde. Quindi se io sono la spiaggia posso dirvi quante misure d'onde maremoto mi è arrivata addosso. E oggi è stata tanta, e non è sempre così, e ci vuole impegno da tutte le parti. Quindi voglio ringraziare tutti per essersi presi insieme e per essersi messi in impegno, cioè attraverso il darsi la parola, esserci donati qualcosa che ci legherà e che abbiamo deciso e considerato importante per noi.